Buonasera. Allora, signori, siamo a mercoledì, quindi ormai mancano pochissimi giorni all'inizio vero del campionato. Campionato di Serie B, anno 22-23. Le aspettative sono tante e noi cercheremo di fare del nostro meglio a 360 gradi, come stiamo facendo adesso già allo stadio, dove stiamo purtroppo rizzolando tutto il campo, mettendo dell'erba che si adatta al grande caldo e che, pensate, tra breve dovremo poi ritogliere. 140.000 euro di investimento soltanto per quanto riguarda la zollatura del campo, dopo averlo annaffiato, tenuto. Purtroppo il sottosuolo del Liberati è stato rovinato anni fa e oggi è difficilissimo tenere quell'erba in ottimo stato, specialmente nei mesi estivi. Comunque, stiamo facendo questa operazione perché la Ternana ha bisogno di qualificarsi. Altra operazione importante che partirà subito a settembre, ormai ci sono tutte le carte in regola per poter iniziare, finalmente la costruzione del nostro centro sportivo, cioè la casa, la vera casa della Ternana. Un posto dove la Ternana andrà ad allenarsi, dove ci saranno tutte le attrezzature idonee per una squadra che potrà veramente a quel punto avere ambizioni. Oggi è anche difficile in certi casi dire a qualcuno di molto importante, e ringrazio tutti i ragazzi che noi abbiamo perché sono già persone molto importanti che hanno accettato di venire da noi, una squadra che comunque oggi ha una serie di situazioni da mettere a posto. Non abbiamo nemmeno un centro sportivo. Negli ultimi 50 anni la Ternana ha perso realmente tempo. Ora noi creeremo la casa della Ternana. Io spero che nell'arco di 2 anni massimo questa casa sarà pronta, 3 anni forse, ma sicuramente saranno, la prima cosa che sarà pronta saranno i campi dove andremo ad allenarci. Poi sarà creata la struttura, sul tetto di una di queste strutture ci sarà un campo sintetico e a quel punto potremo allenarci in questo centro sportivo, pur mettendo a posto tutto il resto che sta sotto. Quindi forse cercheremo di fare nel tempo più rapido possibile, perché è importante avere una casa. Quest'anno lo affronteremo in maniera, coraggiosa. Cercheremo di fare questo campionato, che è un campionato dove tutti possano ambire realmente ad andare in Serie A. Noi siamo una squadra che tenterà di fare del proprio meglio nella maniera migliore possibile e cercheremo di impostare, diciamo, la nostra Serie B come se fosse il campionato più importante che la Ternana abbia mai fatto. Cercheremo di diventare una squadra di Serie B, una squadra a tutti gli effetti che si merita di stare in Serie B. Ho visto già grandi miglioramenti nelle partite amichevoli che ho visto, mi piace anche che ne abbiamo perse parecchie, perché comunque è sempre di gran buon auspicio, secondo me. Le partite che contano non sono quelle che si fanno a luglio, insomma, che si fanno i primissimi giorni di agosto. Purtroppo si giocherà in agosto già partite che contano, ma la vera preparazione dei ragazzi arriverà nel mese di settembre, ormai inoltrato. Ma vale per i nostri, vale anche per gli altri, vale per tutti. Quindi le prime partite sarà difficile valutare cosa c'è realmente in campo. Certamente la Ternana metterà in campo e tenterà di mettere in campo quello spirito che abbiamo avuto nel girone di ritorno di un anno fa. È uno spirito positivo, lo abbiamo già visto, siamo andati sotto di 2 gol, ma questo sinceramente non ci ha cambiato. Abbiamo forse giocato male il primo tempo, siamo stati deboli, ma già contro la Cremonese abbiamo poi in 3 minuti recuperato quei 2 gol di svantaggio. Cosa che non ci succedeva l'anno fa nel girone di andata. Un gol e avevamo già perso. Beh, questo è di buon auspicio, perché una Ternana che sa reagire è una Ternana già più importante. Piano piano lo staff tecnico insegnerà alla nostra squadra anche tutte quelle novità
che sta portando e che stiamo portando in atto. E quindi andremo avanti. Squadra che sul campo verde giocherà e società che tenterà di fare tutto ciò che c'è intorno. A settembre arriveranno anche altre novità. La Ternana non sarà più semplicemente una squadra che diciamo gioca a calcio. La Ternana sarà anche espressione della ternanità a 360 gradi. La Ternana diventerà anche una vera e propria industria. Adesso non voglio svelarvi in cosa e in perché, ma sicuramente porterà a Terni tante cose positive. La Ternana diventerà un elemento importante della città di Terni. La Ternana sarà uno strumento di funzionalità all'estensione, all'allargamento di Terni. Nel frattempo siamo qua all'inizio del campionato e mi sembra che stiano andando bene anche, o comunque seguono una strada, un percorso lineare, quel nostro progetto Stadio Clinica. Il nostro progetto Stadio Clinica, che voglio sempre ricordare a tutti, è un progetto che noi abbiamo proposto, è un progetto che noi abbiamo strutturato, ma che poi sarà realizzato da chi vincerà il bando pubblico. Perché quando la Regione mai dovesse dire sì, va bene, facciamo lo stadio e facciamo la clinica, non sarà Bandecchi a doverla costruire per forza. Qui io voglio rassicurare anche tutte quelle persone che hanno pensato in questo periodo, ma vedi Bandecchi quanto è furbo, cioè loro potranno partecipare al bando pubblico e quindi la loro convinzione dell'utilizzo di denaro pubblico per costruire lo stadio potranno realizzarla anche direttamente loro partecipando al bando, vincendolo e poi realizzando lo stadio e la clinica, come d'altronde lo potranno fare multinazionali, lo potranno fare insomma in tanti. Beh, comunque grandissimi progetti per Terni e per la Ternana. L'elemento di base è che la Ternana sta diventando una squadra consolidata, diventerà una squadra che porterà avanti un messaggio importante, la ternanità. Diventerà una società che gestirà anche un'impresa importantissima per la città di Terni, forse anche più d'uno. Dico a tutti i commercianti, a tutti i negozianti, a tutti gli imprenditori ternani, di cominciare, specialmente chi sta nei servizi, ad organizzarsi, perché la Ternana porterà a Terni tante belle cose e la Ternana farà qualcosa che cambierà la faccia sicuramente di Terni. Bene, detto ciò, adesso pensiamo al calcio. Il 14 inizia il nostro campionato, il 13 iniziano tutti gli altri. Cercheremo di fare del nostro meglio e cercheremo di essere sempre presenti. Io sarò assente alla partita del 20 in casa, la prima partita, perché mi farò i miei 7 giorni di vacanza, ma sarò presente il 27 e sarò presente, Dio volendo, anche il 14. Quindi niente, ci vediamo o in campo o ci vediamo in televisione. Comunque ci vedremo insieme alla Ternana. Ah, ultima cosa. Abbiamo una mascotte della Ternana, non è importante che sia bella, che sia brutta, non è importante che sia più o meno comica, è un modo per appartenere a qualcosa. Ci sono tanti simboli che fanno la Ternana e la ternanità e a Terni non si sono mai usati. Pensate, voi avete San Valentino e non c'è qualcosa che comunque i ternani abbiano fatto per sfruttare questa cosa importantissima. Se Valentino fosse nato a New York, oggi noi mangeremmo, cammineremmo, avremmo macchine targate San Valentino. Il marchio San Valentino non è mio, è dei Ternani, quindi cercate di usarlo. Io sono proprietario della Ternana e quindi ho cominciato a costruire intorno alla Ternana quell'azienda di successo che io sono in grado di costruire e che sono capace a costruire. Ecco cosa significa quella mascotte. Significa che è nata qualcosa in più. Vi ricordate il pupazzetto, la maglietta data ai bambini, a quei 360 bambini che nascono ogni anno a Terni? Speriamo che un giorno arrivino a 1000 o a 1200 o a 1500. Beh, quello è un simbolo. Ora c'è il secondo simbolo, c'è questa nostra mascotte. Faremo diventare una mascotte un pupazzetto piccolo e la daremo ugualmente a questi bambini, ma la daremo anche a tanti altri. Ma la Ternana diventerà qualcosa che in Italia oggi non è nessuno.
Questa è una promessa. Arrivederci a tutti, buona serata e buon campionato.